Buonasera, benvenuti a Telegalileo, benvenuti a Dimensioni Dilettanti, quarta puntata della stagione 2016-2017. In regia è tornato Vincenzo Vulpiani e per questo lo ringrazio infinitamente, ma ringrazio naturalmente anche voi che ci seguite sempre con tanto affetto. Vi ricordo che potete seguirci anche in streaming, basta andare sul canale YouTube di Telegalileo, cercare live streaming e siamo raggiungibili da ogni parte del mondo. Vi ricordo che inoltre c'è anche la pagina Facebook Dimensione Dilettanti, se ci chiedete l'amicizia ve l'accettiamo e lì vedrete caricate tutte le puntate o quasi della stagione in corso. Andiamo subito a presentare gli ospiti, un gradito ritorno quello di Giacomo Papini. Buonasera Giacomo, Giacomo del Buonasera. Corriere dell'Umbria e di Eccellenza Calcio, giusto? Sì, E di Sporterni, insomma, ne anche, fai sì. tantissime per quanto Sì. riguarda l'ambito dilettantistico. E Sì. poi ci dirai anche, perché da qualche giorno, insomma, Sì. curi anche la redazione di un altro sito, Esatto. ne parleremo tra un po'. E poi do il benvenuto a Sandro Belloni, il team manager del Campidello. Buonasera, grazie Buonasera. di essere con noi. Buonasera. Allora, iniziamo subito da Giacomo. Ho anticipato qualcosa, c'è questo sito dedicato proprio alla tua Avigliano, diciamo. Sì, siamo partiti online da pochi giorni, invito tutti coloro che ci stanno seguendo a cliccare su avignanonews.it. È un sito che, diciamo, c'è stata l'inaugurazione sabato ufficiale nel Teatro delle Storie del Teatro di Avigliano Umbro. Da lunedì siamo online, tratto di tutto, non solo di sport, di tutto ciò che succede in questo piccolo paese, dove sono cresciuto fin da piccolo, passando l'estate, ho sviluppato amicizie, quindi diciamo, non mi sono sentito in dovere di aprire un sito tenendomi in contatto forte con questa realtà. Quindi si parla un po' di tutto quello che concerne la realtà avigliane, oppure si sconfina anche magari in altre zone? Beh, diciamo che il discorso è l'avigliano, però anche in altre zone va bene, nel senso che tutto ciò che c'è di avigliano che sta anche in altre zone va bene, però Ok. l'importante è che diciamo, il punto Abbia a di che fare riferimento è con. qualcosa che abbia sempre a che fare con avigliano. E poi c'è anche il Real Avigliano, visto che curate da vicino anche questo aspetto, no? Quello Sì, calcistico. c'è non solo la Real Avigliano, perché ci sono altre piccole realtà di amici di paese che fanno calcio a 7, calcio a 11, WISP, quindi diciamo lo sport è abbastanza praticato ad Avigliano, non c'è solo il calcio, c'è, diciamo, non so se lo sai, c'è il catball, che è uno sport Ah, no, non so che neanche che cos'è, quindi. diciamo, riguarda la pesistica, è molto sviluppato, c'è la Federazione Regionale di Catball che è presente ad Avigliano, c'è un istruttore che conosco personalmente che si chiama Emanuele Conti e che si sta sviluppando questo tipo di disciplina e quindi diciamo, non c'è solo il calcio, bensì ci sono altri sport come il catball ad esempio. Ah, ok, poi magari lo approfondiremo Sì, meglio, andrò a vedere che esatto. cos'è. Invece in rappresentanza del Campidello, della squadra quindi di Luciano Proietti, c'è Sandro Beloni, team manager, diciamo fuori onda Campidello, che diciamo non è partito benissimo, no? Non so, sta rispettando i programmi, quali sono i programmi? Insomma, si aspettava una partenza, non dico stentata, però magari forse visti i presupposti dello scorso anno, qualcosina in più ci si aspettava. Beh, 5 punti dopo 6 partite, indubbiamente non è che si stanno rispettando i programmi, perché se uno già parte per fare meno di un punto a partita, Insomma, ti salvi, ma non è probabilmente neanche detto. ha sbagliato qualche cosa. No, ci sono state. Ma diciamo che in queste 6 partite probabilmente la vera sconfitta che meritavamo era quella con l'Olimpia Tirus. Sul resto si può discutere su tutto, insomma, però tant'è che i punti sono 5, certamente è una classifica che latita e sicuramente è al di sotto delle aspettative che volevano quantomeno riproporci ai livelli dello scorso anno. Ecco, a livello di. Perché il Campidello diciamo che nella nostra zona è un po' un fiore all'occhiello per il settore giovanile, no? Insieme a poche altre società che puntano sui giovani. Quest'anno si è proseguito in qualche modo con la linea verde, sì. Soprattutto, diciamo che i fuori quota che l'anno scorso avevano già consentito un buon campionato sono andati in categorie superiori, giustamente, come meritavano. E chi li ha rimpiazzati non è che sia inferiore. Abbiamo dei 99 che debbono farsi le ossa, ma che sono sicuramente validi, e speriamo che nel proseguio del campionato possano fare la differenza come
i loro predecessori l'hanno fatta lo scorso anno. Ecco, in queste prime 6 partite si è già fatto un'idea di che campionato sarà quello di promozione di quest'anno? La squadra che a me ha sorpreso sia in Coppa, dove avevamo vinto non senza qualche difficoltà, e nella prima di campionato, è l'Olimpiadinos, una squadra sicuramente diversa dallo scorso anno e che ha proseguito sulla scia del girone di ritorno dello scorso anno. E inoltre c'è la corazzata orvietana che ha un attacco notevole, insomma, gente che può fare gol, in qualsiasi momento, e penso che alla lunga sarà la squadra che, insieme al Todi, il Cannara, devo dire, io l'ho incontrato, il Todi no, mi ha convinto di meno, devo essere sincero. Il Todi da vedere, l'Orvietana già vista, l'Orvietana è una buona squadra e quella è una sicura candidata per la promozione diretta. Quindi diciamo che come top player, top team, ci mette Orvietana e Todi. Orvietana, Todi, c'è l'outsider che potrebbe essere l'Olimpiadinos, che sta facendo ottimi risultati, perché vincere 4-1 con l'Assisi non è che fosse stato tanto facile. La vedo equilibrata in tutti i reparti e secondo me ho visto un giocatore che, come ex attaccante, a me aveva impressionato, diciamo, comunque mi era molto piaciuto, è il centravanti di quest'anno, che adesso non mi sfugge il nome, il numero 9, che sicuramente davanti fa la differenza. E poi dicevamo la scorsa settimana con Fabrizio Frabotta, l'allenatore dell'Olimpia, che era seduto qui al posto del signor Beloni, nel girone d'andata l'Olimpia lo scorso anno ha fatto 11 punti, la settimana scorsa ne aveva fatti 12, adesso vincendo ne ha fatti già 15, credo che questo la dica lunga, no? Quanto in realtà si sia fatto di buono. Infatti sto dicendo, prosegue il discorso del girone del ritorno lo scorso anno, con qualche accorgimento, con Marco Masci che al di là di qualche problemino fisico è sicuramente un giocatore di categoria che quando è in campo fa pesare la sua esperienza, la sua fisicità e anche la sua bravura. Poi ci sono i soliti nomi, no, di Virgilio, Agostini e così via. Che Virgilio che è stato arretrato rispetto allo scorso anno, però insomma è sempre uno che può fare. Però lui quando calcia da tutte le parti, con tutti e due i piedi. E sa dove va il pallone soprattutto. Certo. Giacomo, il Campidello l'hai seguito un po' quest'anno in Coppa, non so, in campionato? Hai avuto modo di vederlo dal vivo? Però secondo me un po' è stato penalizzato forse dal calendario, perché ha affrontato le forze le più forti in queste prime giornate. Sicuramente il campionato, l'organico è per un campionato di medio-alta classifica. Per quanto riguarda l'Olimpiadinos sono contento per Fabrizio, perché secondo me se lo merita, Frabotta quello che sta facendo, ma a volte secondo me forse sono frasi retoriche, però basta poco per diventare grandi, no? E secondo me l'Olimpiadinos rispecchia un po' questa filosofia, una squadra che praticamente ha mantenuto inalterata la rosa dello scorso anno con qualche piccolo ritocco, diceva Masci, e poi secondo me ci sono dei giocatori che anche l'anno scorso facevano e fanno la differenza, perché Agostini, Bartoli, lo stesso Virgilio, secondo me sono un lusso per la promozione. Beh, sta venendo fuori bene Liurni, insomma, segnano, quindi il più giovane degli Urni, no? Perché l'altro è Altrestina. Beh, c'è da dire che l'anno scorso, diciamo, è stata un po' una scommessa, no? Tantissimi giovani, molti venuti proprio dalla Juniores. Bisogna dire che secondo me il discorso dell'esperienza li fa crescere questi giovani, perché cioè, lo vedo insomma in molti campionati, che giovani che hanno un campionato di esperienza alle spalle, dopo diciamo ne traggono un giovamento e l'anno successivo magari non commettono degli errori che possono essere di vera e propria gioventù. Poi diventa esponenziale la crescita, no? Sì, diventa esponenziale, e questa diciamo crescita fa bene a tutta la squadra. I giocatori di esperienza vera e propria mettono a servizio tutto il loro bagaglio tecnico per risolvere alcune partite, perché saranno delle partite difficili in cui serve l'esperienza, mentre il resto è tutto entusiasmo e gioventù. Poi quando cominci a vincere, nel caso dell'Olimpia siamo alla terza vittoria consecutiva in 6 gare disputate, insomma l'appetito viene mangiando, no? Magari una squadra giovane se comincia ad avere degli intoppi eccetera, poi difficilmente riesce a risollevarsi, invece se voli sulle ali dell'entusiasmo magari poi riesci ad arrivare anche alla fine. Sicuramente l'Olimpiadinos io gli auguro tutto il bene possibile, perché ripeto, insomma,
Frabotta io lo conosco, insomma, se lo merita, perché è un bravissimo allenatore, una bravissima persona, e quindi si merita tutto il bene del mondo. Allora, poi parleremo magari più accuratamente del campionato di promozione. Adesso andiamo a parlare della Serie D, il girone G. Qui siamo un pochino avanti, come giornate siamo alla settima. Vediamo Vincenzo Vulpiani con il contributo che introduce la categoria. Serie D, andiamo a leggere i risultati della settima giornata. Girone G non è andata bene affatto per le Umbre. Tra tutte le gare in cui erano impegnate le Umbre abbiamo soltanto un punto, quello preso dal Trestina. Albalonga San Teodoro 4-0, in casa dell'Arzachena l'Ostia Mare vince per 3-0, Avezzano Latte Dolce 1-3, l'Aquila espugna il campo di Città di Castello vincendo con un gol al 46esimo della ripresa. L'Aquila 1, Città di Castello 0, il gol è di Bartoccini, appunto al 46esimo. 2-2 sul campo del Flaminia, tra Flaminia e Trestina. Il Trestina era andato in vantaggio per 2-0, al quinto Ridolfi e poi al 30esimo Liurni, il fratello del giocatore dell'Olimpia Tirus. 2-0 alla fine del... no, 2-0 al 30esimo, poi al 41esimo c'è il gol di Funari per il Flaminia Civita Castellana che accorcia le distanze e poi al 47esimo Gori fa pareggiare. Una partita che si era messa bene per il Trestina, comunque un punto in trasferta sul campo del Flaminia credo che debba essere preso con positività. È chiaro, quando sei in vantaggio per 2-0 poi magari ci fai anche la bocca a portare a casa i tre punti. Perde invece il Foligno, questa ormai purtroppo non è neanche una novità, perde 3-1 sul campo del Lanusei. Va in vantaggio il Lanusei con Ladu al 32esimo del primo tempo. 6 minuti dopo Giambi pareggia per il Foligno, poi nella ripresa Cocco fa 2-1 e Sofiane al 45esimo fa 3-1. Il Foligno, pensate, è ancora ultimo in classifica. Foligno che non ha ancora vinto una partita in queste prime 7 giornate. Nuorese-Muravera 0-1. Il Rieti vince sul campo della Torres per 2-0 e la debacle interna del Sansepolcro non fa piacere sicuramente a tutto il calcio umbro. Il Monterosi espugna il Buitoni vincendo per 5-0. Al quinto Piro fa 1-0, Gurma al 27esimo 2-0, nella ripresa Costantini al 15esimo 3-0, Fanasca al 38esimo 4-0 e al 44esimo Pero Nullo fa 5-0. Davvero amara questa partita per la squadra della provincia di Arezzo. Vediamo la classifica. Dopo 7 giornate il Rieti e l'Alba Longa e l'Ostia Mare guidano questo girone G con 14 punti, segue il Monterosi e l'Arzachena con 13, 12 punti per l'Aquila, Flaminia, Civita Castellana e il Morese, 10 punti Avezzano, 8 punti per Trestina, Muravera e Latte Dolce insieme al San Teodoro, a 7 Città di Castello e Sansepolcro, 6 punti per il Lanusei, 3 punti per la Torres, 2 punti all'ultimo posto, c'è ancora il Foligno a secco di vittorie. Giacomo, credo che questa classifica ci sorprenda, se non altro vedendo il Foligno all'ultimo posto, che al di là dei problemi societari, al di là di tutto, insomma, una squadra come il Foligno non può lottare per non retrocedere in Serie D. Sì, però lo dicevi tu adesso, secondo me l'ambiente ancora non è tranquillo, perché ogni settimana escono comunicati, conferenze stampa. Poi due giorni dopo comunicati, sì, che smentiscono. Esatto, esatto, quindi mi dà l'impressione che non è un ambiente del tutto sano, tra virgolette, quello di Foligno, dove ci sono screzzi continui tra proprietà, vecchia proprietà, e questo sicuramente non fa bene ai giocatori che... secondo me, insomma, risentono un po' di un ambiente non tranquillo e non scendono in campo sereni la domenica, anche se secondo me come organico il Foligno sicuramente non è da ultimo posto. Si parla adesso di allenatore in bilico, staremo a vedere. Si dice che l'allenatore del Foligno domenica si giochi la sua panchina, quindi staremo a vedere. Certo è che, insomma, una Umbra all'ultimo posto fa male vederle. E poi le altre non è che stiano veleggiando nelle zone alte della classifica, insomma, vediamo il Trestina con 8, Sansepolcro, Città di Castello 7. Insomma, secondo lei sono queste comunque le posizioni che occuperanno fino alla fine? Ma purtroppo è una storia che si ripete, perché anche lo scorso anno le Umbre non è che hanno brillato, tant'è che hanno penalizzato poi... Infatti tutto il resto. Tutto il resto. E voi del Campidello poi lo sapete bene, perché... Certo, dei due, tre, quattro, tre posti che ci potrebbero essere va a finire a uno. C'è una crisi probabilmente in questo settore, vedere città come Foligno, Città di Castello,
che arrancano per non retrocedere in eccellenza, dopo che già avevamo avuto illustri decadute, Spoleto, certo. Toti e così via, lo scorso anno, Cannara stesso, che ha avuto sempre una tradizione quantomeno in eccellenza, significa che qualche cosa purtroppo non va. Anche perché poi ogni anno diminuiscono le squadre umbre in Serie D e si spera magari che numericamente riescano magari ad occupare la parte sinistra della classifica. Invece quest'anno anche, insomma, non so se poi magari ci sarà un esploit di qualche squadra, però insomma se il buongiorno si vede dal mattino, come diceva lei, poi è difficile anche recuperare punti, no? Anche il Trestina domenica si era trovato in vantaggio di quei due gol, io che seguivo un attimo i risultati pensavo insomma ce la potesse fare, invece... Che perché veniva dall'entusiasmante 5-0 con la Torres, quindi... Beh, la Torres ha perso pure stato in casa. In casa. Il Sansepolcro è stato ripescato, probabilmente è stato ripescato, se non erro. Sì. È stato ripescato, probabilmente non è che abbiano fatto una squadra per essere professionale, quindi ci potrebbero stare, certo non i 5-0 che demoralizzano l'ambiente, però sicuramente non è una squadra che non potrà non lottare per non retrocedere. Questo secondo lei la problematica logistica, non abbiamo parlato anche la settimana scorsa con Frabotta, può essere indice magari di problema eccetera? È vero che parliamo comunque di una Serie D in cui molti forse fanno come prima attività quella del calciatore, però insomma ti trovi ad affrontare 7 trasferte in Sardegna, insomma non so quante squadre. Ma ormai questo del dilettantismo della Serie D è un falso problema, perché quando cominci a fare 4 o 5 allenamenti, certo, un giorno ne fai anche 2 probabilmente, mattina e sera, dipende dall'allenatore quello che vuole. Per andare in Sardegna sicuramente devi partire il sabato, è vero che ci sono i contributi della regione, i contributi servono economicamente ma non certo per il tempo, certo, perché chi lavora, se sta sulla nave non può lavorare, certo, quindi allora spese sopra spese, i problemi ci sono indubbiamente, però purtroppo la Sardegna sta lì, che vogliono fare? O gli fanno fare un campionato a sé, Anche perché poi no, il gatto che si morde la coda, siccome sono sempre meno squadre umbre a partecipare a questo campionato, è chiaro che devono essere messe dove riempono i buchi. Su quel parallelo. Certo, se ce ne fossero comunque, di più magari. Comunque voglio dire una cosa su questo campionato, io un po' lo seguo, secondo me a livello tecnico le umbre secondo me rispetto all'anno scorso stanno messe meglio, nel senso che secondo me hanno più chance, perché a parte qualche squadra secondo me come il Rieti, lo stesso Monterosi che c'ha in organico gente come Fanasca che qualche anno fa giocava con la Ternana in Serie B, lo stesso Peronullo, secondo me il livello a parte qualche squadra fortissima è diciamo sono su quindi tutte mediamente più basso rispetto sì, al girone e quindi secondo me quest'anno ci sono buone possibilità che tutte le umbre si possano salvare. Certo, la situazione del Foligno preoccupa, perché insomma perché per il discorso che facevamo prima, ossia un ambiente poco tranquillo, e quindi se l'ambiente è sempre poco tranquillo è difficile venire fuori dall'ultimo posto. Allora andiamo a vedere com'è andata in eccellenza, qui si giocava la 6ª giornata, vai con il contributo che introduce la categoria, grazie a Vincenzo. Sesta giornata, con i risultati dell'eccellenza umbra, andiamo a leggere Atletico Orte San Sisto 0-0, ancora senza vittorie la squadra di Alessandro Cavalli. Bastia Petrignano 1-1, va in vantaggio il Petrignano al 5° del secondo tempo con l'Anzi, al 29° sempre della ripresa Maiella pareggia per il Bastia, Bastia che ha un pochino rallentato ma resta ancora in testa a questo campionato. Sorprende invece, o forse no, il Fontanelle Branca che vince la sua 3ª gara consecutiva dopo le prime 3 sconfitte iniziali. Il Fontanelle Branca adesso è a metà classifica, vince 2-0 con il Torgiano grazie ai gol di Cacciamani al 39° del primo tempo e di Montanari allo scadere della partita. L'Angelana espugna il campo del Gualdo Casacastalda per 1-0, Donofrio al 47° della ripresa, bella vittoria della Narnese che riesce comunque a battere il Massa Martana per 4-1, Massa Martana che aveva anche il nuovo allenatore Luciano Marini che aveva sostituito l'allenatore esonerato dopo tanti risultati negativi. Anche il Massa Martana è all'ultimo posto senza ancora aver mai incontrato la gioia della vittoria. In questa gara la Narnese va in vantaggio al 2° minuto del primo tempo con Angeluzzi, 2-0 al 43° del primo tempo grazie a Paolo Quondam, al 29° della ripresa ancora Quondam, questa volta su calcio di rigore
UEFA 3-0, 4-0 al 34esimo del secondo tempo con Silveri e poi 5 minuti dopo al 41esimo Scappiti, accorcia le distanze per il Massa Martara ma è troppo tardi. Finisce 4-1, una bella boccata d'ossigeno per l'Anarnese. Vince il Lama in trasferta sul campo del Ventinella 3-2, vince anche il Villa Biagio 3-0 in casa con il Castel del Piano. Villa Biagio che è l'avversario della Narnese proprio in Coppa, quindi si parte dal 2-0 sul campo del Villa Biagio al San Girolamo. Invece la Narnese è chiamata a ribaltare questo risultato, impresa non facile, quindi si allontanano forse le speranze della Narnese di partecipare alla finalissima della Coppa Italia d'Eccellenza. 2-2 tra Voluntas Spoleto e Subasio. Bella partita quella che si è svolta al comunale di Spoleto, ma in vantaggio la squadra di casa con De Costanzo al 22esimo del primo tempo. Nella ripresa al 22esimo Marchionni pareggia per la Subasio, al 25esimo, quindi 3 minuti dopo, Coresi su calcio di rigore riporta in vantaggio lo Spoleto, ma ad 1 minuto dal fischio finale al 44esimo Mogliano pareggia per la squadra, no scusate, la Subasio era andata in vantaggio con Coresi, quindi ha ribaltato il risultato e poi al 44esimo pareggia Mogliano per la Voluntas Spoleto. Vediamo la classifica. Bastia ancora in testa con 14 punti, seguono Villa Biagio ed Angelana con 13, 11 Voluntas Spoleto, 10 punti Petrignano, a 9 Castel del Piano, Lama, San Sisto e la sorprendente Fontanelle Branca, 8 punti per Subasio, Guardo Casa Castalda, 7 per l'Anarnese, 5 per il Ventinella, 3 punti per il Torgiano. All'ultimo posto troviamo sorprendentemente ancora Massa Martana ed Atletico Orte. Giacomo, quella dell'Atletico Orte può diventare un problema questa classifica? Secondo me no, perché la squadra di Cavalli ha tutte le carte in regola per tirarsi fuori da questa situazione, perché l'organico c'è, buonissimo allenatore, secondo me non, cioè, si tratta secondo me di ambientamento a questa categoria, perché per esempio il Fontanelle Branca, che anch'essa viene da una doppia promozione dalla prima all'eccellenza, sembra che l'abbia superato. L'Atletico Orte insomma secondo me no, ancora si sta tra virgolette ambientando in questa categoria. Secondo me l'organico le prestazioni ci sono, mancano i risultati e sono convinto che arriveranno presto, perché secondo me insomma questa non è una squadra da ultimo posto. Tu dici sorprendentemente il Massa Martana, secondo me il Massa Martana farà fatica quest'anno, perché l'organico secondo me la prima partita del nuovo allenatore non c'è stata. Secondo me, io dicevo dell'organico, non mi sembra diciamo un organico cioè a parte qualche individualità, penso a Rocchi in attacco, non vedo insomma giocatori che possano fare la differenza in eccellenza, quindi ci sarà da soffrire e poi a sperare che... Diciamo che i pezzi pregiati però sono rimasti rispetto allo scorso anno, anche l'anno scorso non è anche l'anno scorso si è salvato all'ultima giornata, quindi è vero che la penultima giornata. E quindi è un organico che è rimasto più o meno inalterato, quindi ci sarà da soffrire, la vedo come una squadra che ci sarà da soffrire per il Massa Martana, magari aspettando qualche innesto a dicembre per risollevarsi un po' da questa bassa classifica. Non vedo messo bene nemmeno il Torgiano, che secondo me insomma non è una squadra che la vedo insomma a lottare anch'essa nella zona play-out, quindi penso che in questa bagarre ne uscirà fuori dalla di corte, mentre Torgiano e Massa Martana secondo me saranno destinati a lottare nella bassa classifica. E la Subasio ad 8 punti? La Subasio è una squadra che comunque rispetto all'anno scorso ha cambiato moltissimo, sì. Mi riferisco all'allenatore, mi riferisco allo stesso Borricelli che è passato al Villa Biagio, c'è un allenatore nuovo, schemi nuovi, sicuramente un po' d'ambientamento. Sì, sicuramente ci sarà da aspettare per vedere, secondo me comunque l'organico c'è, questa la Subasio è una squadra da medio alta classifica, la vedo insomma in lotta per i playoff. Signor Belloni, un commento a questa classifica? Ma probabilmente in questo momento, anche se le partite sono poche per dare giudizi, diciamo che alcuni valori stanno già emergendo. Per me rispecchia un po' i valori, no? Perché anche la Tre di Corte era prevedibile che potesse subire il salto di categoria, perché per chi lo conosce, tra la promozione e l'eccellenza la differenza è notevole.
ci sono campi dove è difficile fare punti. E nel proseguo del campionato probabilmente sì, se ci sono la squadra, l'organico c'è, che l'allenatore pure è bravo, potrebbe tirarsi fuori da queste secche, però purtroppo c'è bisogno di autostima quando si è in queste situazioni, e se non viene fuori una vittoria che risollevi l'ambiente, poi uno viene attirato da questi gorghi. È difficile uscirne fuori, perché 2 punti dopo 6 partite sono veramente... Non bastano le prestazioni. Sono veramente poche, insomma. C'è bisogno di un risultato, quantomeno. Io credo che alla lunga poi vedremo esplodere anche in maniera più veemente lo Spoleto, che oltre ad un allenatore insomma, di rango come Paolo Negro, ha giocatori che secondo me in questa categoria, i vari Lacava, De Costanzo... Infatti però, per certi versi secondo me è sorprendente vedere lo Spoleto in questa posizione, perché secondo me lo Spoleto deve essere prima in classifica. Partito male, secondo me sarà una lotta a due per il primo posto tra lo Spoleto, io ci metto pure il Villa Biagio, perché anche quello, con quell'organico sì, puoi fare le cose in grande, anche secondo me. Sì. Ma anche la Veronese, tutto sommato, fino adesso ha fatto risultati soprattutto fuori, no? Se riesce anche a trovare la quadra al San Girolamo, può fare una vittoria in stadio in casa fino a... un campionato tranquillissimo, insomma, ecco. Sicuramente è una buonissima squadra l'Arnese, certo, il tra virgolette bonus in casa l'ha finiti, perché certo, 2 sconfitte, certo, insomma, certo. Una la prima giornata, l'altra la terza con Fontanelle Branca, adesso in casa è destinata... Questa è stata la prima vittoria del campionato, no, per il Fontanelle Branca, quella... Sì, e poi cioè, io penso che l'Arnese sia una squadra di medio-alta classifica, con dei giovani interessantissimi. Vengono quasi tutti al Campidello. Esatto, perché c'è Proietti, che è il figlio dell'allenatore Luciano, c'è Federici, c'è Carusone, qualcuno mi sfugge, questi tre sono sicuri che sono 3,97. Però anche i giovani del Vivaio, devo dire che si è fatta una buona politica, no? Sì. Garofoli, il presidente, è stato chiaro l'anno scorso, ha detto se vogliamo iscriverci, insomma, bisogna in qualche modo ridurre forse anche un po' le ambizioni, no? Perché quando poi giochi con tantissimi sottocosti. Io dico che secondo me come giovani l'Arnese non ha nulla, come fuori quota parlo di in generale, cioè sì. Secondo me è proprio d'altissima classifica, forse ci sono magari dei grossi nomi, vengono in mente i vari Coresi, Porricelli, cioè questi giocatori di altissima qualità che secondo me con l'eccellenza c'entrano pochissimo, che forse a livello diciamo di organico fanno rendere superiori altre squadre, però insomma l'Arnese penso che come giovani è veramente una squadra fortissima, anche come senior, sì. Però magari diciamo un giocatore di qualità, forse che hanno preso non è male, Silveri non è male, no, c'è una bella miscela tutto sommato. Quindi i rapporti, diceva, sono intensi anche con le altre società del territorio da parte del Campidello. Ah sì, perché questi ragazzi che fanno un buon campionato in promozione, poi dopo, perché dal parli le ali se hanno la possibilità di salire di categoria, visto che noi non ci riusciamo a salire, quindi è bene che vadano a questo punto categoria. Mi chiedo, ma tenerseli per provare a salire? No. Tenersi per provare a salire significherebbe che quelli che vengono sotto poi li fermi, sì. Perché quest'anno provi a lanciare i 99, i 98, ma soprattutto i 99, anche perché poi c'è il regolamento del Tolembone, un 98 e 2,97, quindi devi avere in rosa quantomeno 98 certo. E 99, e poi dopo sono loro che fanno le richieste di andare a un campionato superiore. Quindi vi accontentiamo. Che c'era quella bella iniziativa che avevate fatto, Giovanili Campidello, no? Poi si è andata... No, esiste, c'è. In terza, mi sembra, sì. No, in seconda, ha fatto anche la prima. Prima e seguente... Sì, se non ricordo, quest'anno però è in... Quest'anno è soltanto Giovanili, non fa campionati... Come mai non c'è stata più forse... Ma... Che quella secondo me poteva essere anche una buona, diciamo, risorsa per quelli che non potevano giocare nel Campidello, no? E andavano magari a farsi le ossa... Era in seconda categoria, ma è un impegno notevole, insomma, no? Ma anche sia economico che materiale umano, perché ci vogliono persone che queste squadre le seguono non solo la domenica, ma le devono seguire durante la settimana, gli allenamenti, chi glielo farà questo, chi glielo farà quello. Anche perché poi la seconda di quest'anno, insomma, è un campionato regionale.
certo. Insomma, vai a fare trasferte anche in zone abbastanza distanti. È un po' quel discorso, no, che facevamo anche per quanto riguarda, parlando della Serie D, è più ampio. Però, insomma, secondo me quando vengono fatti i gironi, eccetera, bisognerebbe valutare pure questo, no? Perché soprattutto in seconda categoria c'è gente che lo fa soltanto come hobby e spesso non riesce magari neanche a seguire tutti gli allenamenti. Quindi se poi... Sì, poi le trasferte sono abbastanza lunghe. Già Norcia e Cascia... Cioè, cominciano a essere un viaggio, insomma. È un viaggio, insomma. Comunque, andiamo a vedere la promozione, vediamo come è andata la sesta giornata. Andiamo con la sigla di Vincenzo. Sesta giornata del campionato di promozione, il girone che ci interessa è il girone B. Andiamo a vedere i risultati. Cannara, Gualdo Bastardo 0-0, Clitunno Campitello 1-0, la Clitunno vince grazie a un gol di Celesti al 34esimo del primo tempo. Giove Amerina 1-0, il derby dei Colli Amerini è vinto dalla neopromossa Giove grazie a un gol di Mencarino al 20esimo della ripresa. Nestora MC 98 2-0, è la quarta sconfitta consecutiva per la MC 98. I gol della Nestor al 31esimo Rossi, al 19esimo Butisnar, 19esimo della ripresa. Vince anche il Montefranco, vince sul campo del Nocera per 1-0 grazie al gol di Falchi al 30esimo della ripresa, e vince l'Olimpia Tirus, terza vittoria di fila, questa volta batte l'Assisi 4-1, 1-0 di Liurni all'ottavo, 2-0 di Garritano al 18esimo sempre del primo tempo, ancora Liurni prima dello scadere della prima frazione al 41esimo fa 3-0, nella ripresa accorcia le distanze l'Assisi al 20esimo con Zingarini e poi al 45esimo De Angelis fissa il risultato sul 4-1, momento d'oro magico per la squadra di Frabotta, momento importante anche per l'Orvietana che vince 2-0 contro la Ducato, terza vittoria di fila, i gol al 7esimo Brescia, al 9esimo della ripresa Nuccioni, e vince anche il Todi, sesta gara e sesta vittoria per la squadra Tuderte, vince 1-0 con la nuova Fulginium, il gol al 46esimo della ripresa è di Cascianelli. Vediamo la classifica, dopo 6 turni il Todi è in testa con 18 punti, segue Cannara con 16, l'Olimpia Tirus 15, l'Orvietana 13, 11 punti per la Clitunno, 10 per Nuova Gualdo Bastardo e Nuova Fulginium, 7 punti Ducato e Giove, a 6 l'Assisi, 5 per Campitello Nocera Umbra, 4 punti per Montefranco e Nestor, a 3 all'ultimo posto la MC 98 e la Merina. Team manager, che partita è stata quella sul campo della Ducato? Il risultato della Clitunno, sì, scusa. Ma è stata una partita, se fosse finita 0-0, pericoli dai due portieri sono stati corsi pochissimi, un tiro in porta loro, ha trovato il gol della Domenica, un colpo di testa che è andato a fil di palo e Mancini non ci è potuto arrivare, e noi a inizio ripresa abbiamo avuto un'occasione clamorosa sulla linea di porta, un batti ribatti, e la partita praticamente per quanto riguarda le fasi d'attacco è finita qui. C'è stato un campo che specialmente per una squadra che gioca, che prova quantomeno a giocare come la nostra, è stato penalizzante, però chi segnava probabilmente vinceva, e così è stato. Che manca secondo lei al Campitello attualmente, insomma? Ma senza voler togliere niente a nessuno, io direi che ci manca ancora qualcosa di peso davanti, un attaccante che possa, che possa fare la spalla a Sciaboletta, che i gol l'ha sempre fatti e che quest'anno invece ha più difficoltà, probabilmente con l'inserimento di un uomo d'attacco davanti che gli possa dare una mano, sarebbe più agevolato anche lui. C'è Pinzi di Agoboni, che è giovane, viene appunto dalle giovanili Campitello, dove l'anno scorso faceva la seconda categoria, l'anno scorso ha fatto 24-25 gol, un affare del genere, io l'ho visto soprattutto in qualche amichevole, è un ragazzo su cui si potrebbe anche puntare tutto sommato, insomma, ecco. Però abbiamo, come quasi tutte le squadre, quest'anno almeno un po' di mal di gol. Giacomo, che campionato è, perlomeno fino ad ora, questo della promozione Girone B? Sta rispecchiando secondo te un po' i valori? Ma secondo me sì, sorpresa positiva, abbiamo parlato ampiamente Olimpia Tirus, secondo me
hanno qualcosa in più rispetto, lo dicevo nella puntata scorsa, secondo me hanno qualcosa in più le retrocesse, perché due piazze blasonate come Todi Cannara, la stessa Orvietana, e anche l'Orvietana, che secondo me quest'anno è destinata a lottare per il primo posto, non che la guadagna, però quest'anno secondo me... Diciamo che sono già due anni, no? Che si costruisce una squadra ad Orvieto per provarci, poi arriva sempre quello che fa il rush finale. Quest'anno c'è anche l'allenatore buono che c'è da aggiungere oltre che la squadra. Sì, la vedo insomma una lotta a tre tra Todi, Cannara e Orvietana. Certo, l'Orvietana deve recuperare qualche punto, il Todi se continua in questa maniera continua a vincere, perché là davanti Cascianelli, lo stesso Tarpani, insomma giocatori che in promozione... Diciamo è riuscita a vincere proprio sul filo di lana, perché con la nuova Fulginium ha segnato al 46esimo. Però insomma, sono quelle annate che basta poco per fare gol e vincere partite, quindi il Todi secondo me ha le carte in regola per puntare direttamente al ritorno in eccellenza. Invece le altre ternane, AMC all'ultimo posto, Almerina all'ultimo posto, il Montefranco un punto più su. Le ternane, allora la MC e la Merina hanno vinto una partita, però la Merina insomma è una situazione che è in evoluzione, sicuramente sono stati tagliati dei giocatori, sono arrivati altri, però bisognerà aspettare un po' di certo che tutto si amalgami, che penso che possa tirarsi fuori anche se deve far punti. La MC 98 secondo me ha un buonissimo allenatore che è Postanzini, che sa lavorare con i giovani, però sinceramente come organico, a parte qualche elemento, mi riferisco a Terzino che secondo me è un buonissimo giocatore, non vedo insomma un organico che è insomma tra i più forti, perché è vero che certe volte bisogna puntare sui giovani, però insomma è anche vero che se non è un organico adeguato sei costretto magari a lottare nelle posizioni basse della classifica. Il Montefranco sono contento per questo colpo a Nocera, perché Nocera è un campo difficilissimo. La prima vittoria. La prima vittoria sicuramente è una squadra che dovrà lottare per uscire fuori, gli facciamo un in bocca al lupo, perché insomma sono tutti ragazzi giovani con un allenatore molto preparato che è Mauri, quindi gli facciamo un bel in bocca al lupo. È d'accordo con Giacomo che insomma magari alcune squadre hanno meno che per domenica, che il Montefranco viene a Campitello, insomma. c'è questo derby. Sì, beh, però anche lì c'è qualche ragazzo che l'anno scorso giocava con noi, vedi Rosati, qualcun altro, comunque Rosati sicuro. Quindi avete rinforzato praticamente anche i vostri dipendenti. Il vivaio c'è, quindi i giocatori poi si sparpagliano nelle annate. Sì, l'analisi è giusta, è quella lì, forse la Merina non ci si aspettava che a questo punto avesse soltanto tre punti per una vittoria venuta domenica, il resto tutte sconfitte. C'è la sorpresa Giove, che è guidata da Carlo Buzzicotti, un allenatore che io conosco molto bene, molto bravo, molto serio, molto preparato, che prepara le partite come pochi, e i risultati si vedono anche con un organico non eccellente. È una squadra ben messa in campo che darà del filo da torcere a tutti, e continuando così probabilmente si può anche salvare. Diciamo, per il resto i valori sono ampiamente rispettati, insomma la MC 98 è stata ripescata, delle quelle al vertice abbiamo detto che sono quelle là, sì. Considero due outsider che sono la Ducato e la Nuova Gualdo Bastardo, che non sono da sottovalutare. Finalmente la Nuova Gualdo Bastardo con quel Tomassoni che quello, come dire, fa gol, non c'è niente da fare, il giocatore per questa categoria è sprecato. C'è chi dice che insomma quest'anno il livello si sia abbassato, chi invece dice ma che magari si è alzato per quanto riguarda due o tre squadre, ma poi c'è un gap forse maggiore rispetto allo scorso anno tra le prime e diciamo quelle che stanno sotto. Ma probabilmente, perché ormai tranne queste squadre che puntano proprio alla grande a vincere il campionato, il resto si adegua con i giovani, perché è inutile che ci nascondiamo, è solo la questione è una questione dei soldi. I soldi non ci sono più, uno cerca di coprirsi con le pezze che ha. Però, pertanto è evidente che poi
quando si fanno queste scelte probabilmente il livello scende. Certo, lo spettacolo magari viene scende un pochettino. Però se puoi continuare a iscriverti, insomma, è fisiologico. Se puoi continuare è così. Perché abbiamo tante decadute illustri, no? Quando fai queste scelte devi mettere in considerazione anche una retrocessione, perché non è. Perché poi qui ne facciamo tutti un dramma, ma alla fin fine soldi come era qualche tempo fa, beato chi ce l'ha da spendere. Certo. Da noi devo dire che bisogna guardare, no, stanno finendo, bisogna fare le cose con oculatezza se vogliamo arrivare in fondo, altrimenti se fanno i debiti. Sì, poi dopo. Poi dopo i debiti vanno pagati. Sì, sì. Infatti poi si chiede come mai magari squadroni dell'anno precedente, poi l'anno dopo neanche si iscrivano. Forse una risposta potrebbe essere dietro questa frase. Comunque, in bocca al lupo al Campitello e anche a tutte le altre Ternane. Insomma, speriamo che almeno in vetta da qualche settimana. Certo, ostacolare il Todi non deve essere facile, però magari anche stargli un po' sul fiato, con il fiato sul collo potrebbe essere un obiettivo. Allora, andiamo a vedere la prima categoria, scendiamo di una categoria, vediamo Vincenzo. La sigla. Allora, qui ci sono tante Ternane, della squadre comunque della provincia di Terni, che sono inserite in diversi gironi. Il girone che noi guardiamo più approfonditamente è il girone D, dove sono inserite la maggior parte delle nostre squadre. Però, visto che ci sono squadre che stanno ben figurando... Ah sì, allora, iniziamo leggendo magari, ecco, quelle proprio del girone D. Quattro Castelli Valerina, GS Salviano 0-0, Arrone Junior Campomaggio con le Scipoli 2-1, Cascia, Lugnano Inteverina 4-2, Colonia, Bacigalupo 2-1, Guardea, San Giovanni Bosco 0-0, Reale Avigliano, Strettura 87 4-2, Terni Est, Norcia 2-0, Trevi, Superga 48, 1-3. Vediamo la classifica, campionato molto equilibrato. Colonia 15 punti, Oratorio San Giovanni Bosco, Cascia, Terni Est 13, 10 punti, Strettura 87, Reale Avigliano, Norcia, Superga 48, 9 punti per 4 Castelli Vallerina, ad 8 c'è il Guardea, 5 per Lugnano Inteverina, Trevi ed Arrone, 4 punti per Bacigalupo, 3 per GS Salviano, a 0 punti dopo 6 giornate ancora Junior Campomaggio con le Scipoli, nonostante il doppio cambio d'allenatore, ancora non, la situazione lì non riesce a sbloccarsi. Giacomo, brevemente, un campionato molto molto equilibrato, c'è il Terni Est che si è rinforzato proprio questi giorni con l'arrivo di Luca Fausti, a questo punto credo che con un giocatore che viene sicuramente da trascorsi prestigiosi potrebbe essere una di quelle che può guidare questo campionato? No, secondo me il Terni Est la vedo a lottare nei playoff, secondo me come outsider, come outsider. Fausti sicuramente è un buonissimo giocatore, è un giocatore che Onorato conosce bene perché l'ha avuto nell'esperienza di Avigliano e poi mi sembra anche ad Amelia, quindi è un giocatore che conosce bene e che gli sa sfruttare quindi tutte le caratteristiche in fase realizzativa. Poi dimentichiamoci che Fausti è anche insomma un ex giocatore del Campitello che ha fatto sicuramente molto bene. Però sinceramente vedo squadre per lottare al primo posto, vedo bene, messo bene il Colonia, sicuramente ci sarà il Cascia e vedo anche insomma molto bene pure il Norcia. Secondo me sarà un discorso tra queste e non fatto valuterei nemmeno il San Giovanni Bosco, perché secondo me da chi l'ha incontrato mi dicono che è una squadra che gioca molto bene e che ha ottime individualità, quindi penso che sarà è un campionato molto equilibrato, però secondo me queste squadre alla fine usciranno fuori. Il tuo Reale Avigliano? Per quanto riguarda la Reale Avigliano c'è da dire che il cammino fino adesso è positivo, perché è una squadra che 10 punti in 6 giornate, tra cui il fattore campo è diventato uno diciamo dei punti di forza della squadra di Carlone, perché 3 vittorie in 3 partite sono cadute Avigliano nell'ordine la Superga 48, il Campomaggio con le Scivoli e poi domenica scorsa lo Strettura, una partita che sulla carta non era assolutamente facile, perché lo Strettura è sicuramente una buona squadra guidata da Marco Antinucci, che è un allenatore che conosce molto bene questa categoria, e quindi sono 3 punti importanti. È una squadra che ultimamente diciamo fa fatica un po' in trasferta, perché dimostra il fatto che a Norcia la partita è finita 3-0 e poi c'è stata la sconfitta sempre per 3-0 sul campo di San Giovanni Bosco, ha fatto praticamente 3 partite in trasferta
un punto e tre partite in casa, tre vittorie, quindi diciamo c'è un po' un gap tra le partite in casa e le partite in trasferta. È chiaro che se dopo diciamo, cioè, diventa la cosa più equilibrata, si riescono a fare risultati sia in casa che in trasferta, allora la situazione diventa interessante. Un commento a questo campionato, segue un po' queste, ancora non la riguarda per fortuna. No, indubbiamente non è che lo conosca granché. Ci sono, sì, conoscevo qualcuno del Terni Est, adesso sì, Fausto è un giocatore ormai navigato, sono 7-8 anni che lo conosco, ce l'ho avuto a San Gemini, poi l'ho rivisto a Orte, a Vigliano, Acqua Sparta, quindi penso che per la prima categoria sia un giocatore che si possa togliere diverse soddisfazioni. Per il resto che devo dire? Stupisce la posizione del Colle Scipoli, una squadra che ci ha avuto nel campo maggio Colle Scipoli, una squadra di tradizioni che però purtroppo non... Però già lo scorso anno ha rischiato tantissimo. Si è salvata dai play-out, però quest'anno sembra inesorabilmente condannata. E speriamo che Larrone riesca in qualche modo a risollevarsi. Allora, prima di chiudere, visto che abbiamo anche un contributo, volevo leggere i risultati delle Ternane inserite nel girone B, perché è andata benissimo le Ternane in questa sesta giornata. Tre squadre della provincia di Terni, tre vittorie. La Proficulle vince 1-0 con il Mugnano, il Ciconia vince sul campo del Sant'Arcangelo per 1-0 e la Romeo Menti vince sul campo del Tuoro per 3-2. La classifica Pietrafitta 14 punti, seguono Proficulle, Piegaro e Santa Sabina con 13, Tuoro 12, 9 punti Magione, 8 per Corciano, Pobandino e Sant'Arcangelo, a 7 il Ciconia, 6 punti per il Passignano, 5 per Castiglionese Macchie, Mugnano e Romeo Menti, Mantignana 3 punti, Mogliano all'ultimo posto con 2 punti. Abbiamo anche l'intervista realizzata grazie a Luca Fattorini, dirigente della Proficulle. Ecco, qui vediamo, Giacomo, commentiamo queste immagini, è prima categoria, ma vedere uno stadio così pieno, possiamo vedere anche le altre dove si vedono proprio i fumogeni. Ecco, sembra di essere in prima. Ma secondo me non c'entra niente con la prima categoria questo pubblico del genere, veramente il 12° uomo in campo. Ho visto qualche video, anch'io insomma, la tifoseria incita la squadra per tutti i 90 minuti, quindi penso che per coloro che scendono in campo e fanno parte della Proficulle, io la chiamo Ficullese perché diciamo per me è Ficullese questa squadra, si chiama Ficullese, quindi quello che scendono in campo per la Ficullese sicuramente è un onore, diciamo sicuramente danno il massimo, il 100%, e vengo dalle ali dell'entusiasmo della promozione dalla seconda categoria e sicuramente stanno facendo un grandissimo campionato, perché questo è un girone in cui ci sono squadre sulla carta forti che però stanno facendo fatica. Abbiamo anche l'intervista, se Vincenzo è pronto, con il mister della Proficulle Carlo Tempesta, grazie a Luca Fattorini che ce l'ha inviata. Sentiamo un po' a caldo dopo la vittoria contro il Mugnano, sentiamo anche gli obiettivi, se possiamo andare con questo minuto di intervista. Gara di Proficulle Mugnano, questa volta siamo con mister Marcello Tempesta. Mister, un'altra vittoria importante in casa Proficulle, tre punti importantissimi e almeno un punto dalla capolista della vita. Sì, ma quello che mi aspettavo era una prova d'orgoglio dei ragazzi dopo una brutta prova che c'è stata domenica con i loro momenti. Ho avuto delle grandi risposte dai miei ragazzi, soprattutto al carattere, sia quando c'è stato da soffrire, abbiamo sofferto. Abbiamo incontrato una grande squadra che è Mugnano, che è stata costruita per vincere il campionato, e sono contento della prova dei miei ragazzi e di tutti, soprattutto di tutti, grazie per l'appoggio che ci hanno dato fino all'ultimo secondo. Come sempre anche oggi abbiamo potuto vedere grande pubblico qui a Ficulle e come ha detto il mister i ringraziamenti sono estesi a tutto il pubblico ficullese. Domenica prossima si va a Piegaro. Domenica prossima si va a Piegaro, un'altra sfida importante con una squadra che è seconda in classifica e cercheremo di portare via più punti possibili per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo che rimane sempre la salvezza. Poi siamo qui in alto e ci proveremo fino alla fine. Grazie mister. Questo era il mister Carlo Tempesta, vedete l'entusiasmo che c'è a Ficulle, in questo caso in bocca al lupo alla Ficullese, no? Sì, sì, facciamo in bocca al lupo alla Ficullese e speriamo che si mantenga in queste posizioni di classifica. La salvezza, secondo me, non... cioè se va avanti di questo passo la Ficullese come minimo fa i playoff, perché cioè, è vero che sicuramente sta, però secondo me soprattutto in casa sta facendo un grandissimo campionato. Poi diceva il signor Belloni, Ficullese, che negli anni era stata una realtà importante, no, del nostro territorio. Nei miei trascorsi, quando ero presidente a Calvi,
l'ho incontrata in Coppa e già aveva già gettato le basi poi per salire ancora. Furono bei incontri, sicuramente meritavamo la qualificazione noi, però vabbè, è passato tanto di quel tempo. Cade in prescrizione dopo anni. e già allora c'era sto tifo stupendo, anche se un campo non all'altezza, bisogna dire, un campo di terra, era sì. Battuta. Qui se vogliono fare il salto devono farlo anche dal punto di vista dell'impiantistica, certo. Allora, prima di chiudere facciamo i complimenti anche all'unica protagonista ternana, e che protagonista, vedendo i risultati della prima categoria, Girone C, il San Venanzo vince 3-2 sul campo della Viscoligno, vince la sesta gara in 6 gare e giustamente è prima con 18 punti su 18 a disposizione. Il San Venanzo la prossima settimana affronterà in casa la Real Virtus e credo che il San Venanzo si candidi di diritto come insomma diretta contendente per la promozione, no? Beh, certo, insomma, una squadra a punteggio pieno, se non erro, se anche il Todi che in promozione sì. B che ha fatto 6 vittorie, sì. Quindi sicuramente sono delle squadre che ha costruito un organico importante il San Venanzo. Sicuramente, sì, anche l'anno scorso. Prosperini, Gurri e così via, insomma, gente che ha giocato sempre in promozione. Il rinforzare il San Venanzo lo scorso anno ha indebolito la MC 98, perché se non sbaglio 3 giocatori passarono a gennaio dall'una all'altra parte. Allora, noi siamo in chiusura, grazie di averci seguito, facciamo naturalmente un grandissimo in bocca al lupo a tutte le ternane impegnate nei vari campionati, anche in quelli di seconda categoria. Quest'anno non ne parliamo dettagliatamente, ma magari nelle prossime settimane andremo anche a spulciare qualcosa della seconda categoria. Ringrazio Giacomo Papini, grazie Giacomo. Grazie a te, buonasera. In bocca al lupo anche per il nuovo progetto. Grazie, Grazie a Sandro Belloni, team manager del Campidello. Buona serata. Grazie a voi, buonasera. A voi per il proseguo del campionato. Grazie a voi di averci seguito. Settimana prossima, come sempre, mercoledì, canale 14 del Digitale Terrestre, Dimensione Dilettanti, Tele Galileo. Vi ricordo che potete rivedere la puntata da domani o da dopodomani sul canale YouTube di Tele Galileo. Grazie a Vincenzo Vulpiani che ci ha guidato in regia. Buona serata.